Si va a Roma, scontro diretto, la seconda giornata di ritorno. Bergamo ci arriva da capolista, Roma ha agganciato i gialloneri con l'anticipo di Latina. Coach dell'Agnello, che partita ci dobbiamo aspettare al Palaeur? Ma andiamo a sfidare la favorita del campionato per la vittoria finale sul suo campo. Abbiamo tanta fiducia in noi stessi, nei nostri mezzi, perché arriviamo a questo appuntamento dopo praticamente due terzi di campionato, quasi con più o meno la stessa classifica. Questo ci dà grande fiducia per affrontare questa partita e ci legittima poi le nostre ambizioni di andare lì a provare a vincere. È ovvio che sappiamo che è difficilissimo, loro sono molto lunghi, molto talentuosi e probabilmente la squadra più attrezzata per la vittoria finale, ma in questo momento noi crediamo di poter andare là e vincere. Una squadra Roma che ha un roster profondo, lungo, attrezzato per il salto di categoria. Cosa dovrà mettere in campo Bergamo per limitare in casa loro i giallorossi? E hanno pochi punti deboli, direi non ne hanno, perché hanno tiro da fuori, hanno uno contro uno degli esterni, hanno tiro da tre dei lunghi e hanno una presenza importante con Sims in area. Ovviamente ci servirà una difesa organizzata dove tutti i giocatori si aiutano per cercare di limitare le loro caratteristiche, e dobbiamo stare attenti perché la coperta potrebbe diventare corta visto le grandi armi, l'innumerevole numero di armi che hanno a disposizione. Quindi dovremo fare una partita accorta e soprattutto cercare di far bene le cose semplici. Questa partita in questo momento della stagione è un premio per i tuoi giocatori, per te, per la società, per quello che vi siete guadagnati nelle prime 16 giornate di campionato. Forse ti ho già fatto la domanda: ti avessero detto a settembre che saresti arrivato a gennaio a giocarti uno scontro diretto, cosa avresti detto? Ma no, non ci avrebbe creduto nessuno, ovviamente io per primo, ma non ci avrebbe creduto nessuno. Abbiamo costruito una squadra per ultimi, con un budget dei più piccoli, che anche questo è importante, e nonostante i grandi sforzi che ha fatto la società per mantenere la pallacanestro a Bergamo, questo che sta succedendo era inaspettato. Condividiamo il merito con tutti, sì, lo staff tecnico, ma soprattutto i giocatori che sono i protagonisti, la società, tutti i loro componenti. Stiamo vivendo una specie di sogno, faremo l'impossibile per farlo continuare.